professor De Turris, dovrebbe essere moderata da un collega derivato armenio e non conosco purtroppo il suo nome, quindi se si vuole presentare ai nostri spettatori. Buonasera, sono Gianluca Di Fratta e sono il direttore editoriale della società editrice La Torre, che ha pubblicato questo libro, Parola di Lovecraft, tutti gli scritti autobiografici del maestro della letteratura fantastica, di cui il dottor De Turris ha curato la presentazione. Dottore Turris, vogliamo cominciare a parlare immediatamente di quest'opera, perché i tempi qui a Etna Comics sono strettissimi, mezz'ora di conferenza, quindi andiamo a sprombattuto. Abbiamo cominciato in 5 minuti di ritardo, recuperiamo i 5 minuti. Forse è meglio questo. Allora, parlare di Lovecraft e l'Italia significa affrontare l'argomento almeno sotto tre aspetti diversi, compresa la Sicilia naturalmente. Cioè, la fortuna di Lovecraft scrittore in Italia, il rapporto di Lovecraft con l'Italia da un punto di vista, diciamo, come nazione, quindi compresa anche la Sicilia, e terzo, l'influenza che Lovecraft ha avuto sugli scrittori italiani di horror. Dal primo punto di vista, molto rapidamente, Lovecraft è arrivato in Italia esattamente 50 anni fa, 52 anni fa, cioè nel 1960. I primi racconti di Lovecraft sono stati pubblicati in Storie di fantasmi di Fruttero e Lucentini per l'Einaudi. Prima era totalmente sconosciuto. Tre anni dopo, nel 63, Fruttero, che era diventato direttore di Urania, pure se Urania è una collana di fantascienza, pubblica un volumettino con tre storie chiamate, intitolate Colui che sussurrava nel buio. Da quel momento in poi la progressione della conoscenza di Lovecraft da noi è sempre aumentata. Oggi non c'è chi non sappia chi sia, almeno a livello di letteratura popolare, di lettore di fumetti, di chi gioca ai giochi, ai videogame, chi, gli esperti di cinema e naturalmente chi legge narrativa. È un nome che non è ormai limitato a un settore di pubblico giovanile o super specializzato come quello degli amanti dell'horror, ma che è noto. Io faccio sempre un esempio di questo genere. Per valutare l'importanza, diciamo così, dell'immaginario collettivo di uno scrittore bisogna considerare il fatto che, per esempio, dal suo nome è derivato un aggettivo. Come si dice un racconto kafkiano, una risata omerica, che ne so, un racconto buzzatiano, si dice un orrore lovecraftiano, per intendere un orrore che non è quello classico, non è il fantasma, non è il vampiro, non è il lupo mannaro, diciamo così, ma qualcosa di diverso. Quindi il fatto stesso di aver il cognome sia diventato un aggettivo è sintomo di notorietà. Quindi nell'arco di mezzo secolo Lovecraft è diventato un autore conosciuto e soprattutto un autore finalmente pubblicato bene, perché uno dei motivi per cui all'inizio non era molto considerato è che le traduzioni lasciavano molto a desiderare, sia come stile di traduzione, cioè resa del linguaggio, che era resa in maniera molto piatta, sia come integrità dei testi, perché all'inizio si tagliava molto, devo dire purtroppo anche da parte di Fruttero e Lucentini, che modificavano i testi o li tagliavano perché così erano migliori per loro punto di vista. Questo è un punto. Secondo, l'influenza sopra gli autori italiani. Gli autori italiani, ovviamente quelli di una certa generazione, diciamo così, che hanno cominciato a scrivere negli anni 70, anni 80, sono stati influenzati da Lovecraft. Io ho sempre detto che bisognava pubblicare delle opere che si basassero non su una copia pedistica di Lovecraft, ma sull'ispirazione della visione di terrore, di orrore che aveva Lovecraft e sul suo immaginario generale, no? Gli altri dei e compagnia bella. Sotto questo aspetto credo di essere stato il primo di aver pubblicato un'antologia del 1990 all'incirca, la mia memoria non è più quella di una volta, intitolata Gli eredi di Cthulhu, pubblicata da Solfanelli, una serie di racconti, quasi tutti ambientati in Italia, che prendevano spunto dall'immaginario della paura di Lovecraft. Dopodiché ne sono usciti molti, qualche anno fa ho pubblicato per Alacrán e poi per Alacrán un'altra antologia di questo genere, ma
e per l'edizione di Alessandro Bottero, che era come me ieri, un libretto di immagini e di racconti, dove c'era anche un racconto di Altieri, sempre ispirati a Lorca, nel 2008, nel 2007, anno del 70° della morte dello scrittore. Quindi si può fare un orrore lovecraftiano in Italia ispirandosi a Lovecraft senza essere dei copioni, senza, anzi trasportando, e questa è la cosa in cui ho sempre insistito, trasportando l'immaginario lovecraftiano in Italia. Come? Basandosi sui miti e sulle leggende, sul folklore italiano, che possono avere dei riferimenti al modo di intendere l'orrore di Lovecraft, cioè l'orrore dall'esterno, gli altri dei, gli uomini che sono, perché tentano di entrare in un altro al di là e compagnia bella. Questo credo abbia portato anche dei risultati straordinari. Posso citare un romanzo uscito l'anno scorso per Vietti che si chiama Necros, pubblicato da uno scrittore napolitano molto bravo che si chiama Ugo Ciancio, che ha ambientato il Necronomicon a Napoli, non facendone una cosa ridicola o impossibile, ma facendo una storia veramente orrorifica in cui narra l'antecedente del Necronomico, cioè il libro che sta prima del Necronomico e che avrebbe ispirato sia la Bibbia che il Necronomico, cioè un'idea molto originale e scritta molto bene, tanto per dire che queste cose è possibile farle senza cadere da una parte in una imitazione, dall'altra in un pasticcio così che fa sorridere dicendo ma che cosa si sono inventati. Terzo punto, Lovecraft e l'Italia in sé. Anni fa è stato fatto un film intitolato The Road of Akpiel, che narra della possibile, dell'ipotetico viaggio che Lovecraft avrebbe fatto nella prima metà degli anni 20 in Italia. Documentario di un regista, Francesco Greco, che venne presentato, devo dire, con molto mio divertimento, a Venezia, al Festival di Venezia, e che in quell'occasione, è un aneddoto, attrasse tanti di quei giornalisti a darla a vedere, che il direttore della mostra, questo Müller, si incavolò a morte denunciando questa operazione che sembrava di voler distogliere la visione a film molto più importanti. Mi ha fatto molto piacere, devo dire, perché in questo film il sottoscritto e Fusco sono coinvolti, perché è un film docufilm in cui si cerca di ricostruire in base a un documento che sarebbe stato trovato a Montecatini, il documento autografo di proprietà di Galpin, che è un vecchio amico d'infanzia e che è andato a vivere a Montecatini perché si era sposato in italiana. All'interno di un libro suo si sarebbe trovata questa lettera di Lovecraft in cui racconta il suo viaggio italiano. Lettera poi fatta vedere anche, diciamo, esperti calligrafi, eccetera, eccetera, e lo regista ha intervistato me, ha intervistato il direttore della Marciana dove Lovecraft sarebbe andato, e soprattutto l'ambiente, diciamo così, della Bassa Padana, delle cui leggende lui si sarebbe ispirato per costruire una certa parte del suo immaginario sui miti di Cthulhu. Queste entità, soprattutto le entità tipo quelle di Smaut, gli uomini pesce, eccetera, eccetera. E questo rimane un punto interrogativo, perché non si sa se è vero o falso, se, anche se i documenti pare che siano veri, cercando di ricostruire per bene questo viaggio, ovviamente, che fece in nave, in un periodo, diciamo, della sua vita di cui poco si sa. In ogni modo, questo è un aspetto. Lovecraft, a quanto pare, allora avrebbe utilizzato parte del leggendario italiano, specificatamente la Bassa Padana, per inventarsi alcuni suoi. Qual è il collegamento con la Sicilia? Ma il collegamento con la Sicilia è con la pesce. Cioè, se voi avete letto Lovecraft, avete letto Dagon, avete letto La Maschera, oppure l'altro titolo, L'ombra su Smaut, eccetera, eccetera, vedete che lì c'è una genealogia di umani che hanno un connubio con delle divinità sottomarine e tirano le cui progenie, e sono questi mostri di Damone e mezzo pesce, il cui povero protagonista di Smaut viene coinvolto, quello come naturalmente anche il protagonista del cerimoniale o festival e tanti altri d'accordo. Cioè, Lovecraft potrebbe benissimo essersi ispirato teoricamente non solo alla sua fantasia sfrenata, ai suoi sogni, alle sue suggestioni, che
che hanno anche delle origini letterarie, Lord Lanzani, Machen, Poe, eccetera, eccetera, ma Blackwood, ma anche forse al nostro immaginario. È un punto interrogativo, è una cosa curiosa che nell'ambito della vita di Lovecraft, che sembra da un punto di vista umano una vita banale, tra virgolette, come può esserla quella di un qualsiasi scrittore che non aveva grandi soldi in tasca, infatti ha sempre vissuto con pochi centesimi, pochi dollari in tasca, e che ha fatto una vita normale, banale, a casa, le zie, dei viaggi di, diciamo, presso amici, viaggi antiquari come li definiva. Ebbene, potrebbe esserci questo lato misterioso della sua vita che potrebbe essere ricollegato con lui. C'è una ragione più, credo, per leggerlo e amarlo, soprattutto adesso che ci dimostra con la sua sfrenata fantasia come in realtà, come per la verità, la realtà non sia quella che è. Noi viviamo in realtà che non è quella che è, perché dietro di noi si muove qualcuno, non dico i grandi, diciamo, grandi banchieri, come ormai adesso siamo purtroppo costretti a pensare, ma forse delle entità superiori o inferiori che muovono le nostre vite. Grazie. Io volevo aggiungere una domanda, professore. Visto che appunto si è parlato sia di Lovecraft che di Poe, e sta agli occhi di tutti che a un certo punto nel panorama letterario, quello dell'immaginario collettivo, si è venuta a creare una corrente che da molti è stata definita gotica, che appunto può essere quella di Poe e di Lovecraft per quello che riguarda, insomma, l'horror. Quali possono essere stati gli sproni che hanno in qualche modo richiesto che questo tipo di corrente letteraria prendesse piede piuttosto che altre e soppiantasse il tipo di horror che viene prima di loro? Dunque, la definizione che diede, se non sbaglio, Jacques Bergier è quella di Poe, di Lovecraft, che è un po' cosmico, e Fritz Leiber lo definisce appunto un autore che ha fatto una rivoluzione copernicana nella storia dell'orrore. Cioè, mentre Poe è un orrore tutto sommato interiore, psicologico, che nasce dall'interno dei personaggi, perché noi non sappiamo in realtà se il protagonista della casa Usher vede veramente quello che succede, succede veramente quello che lui descrive, una sua fantasia e altre cose di questo genere, oppure Berenice, cioè veramente strappa i denti, questo non lo sappiamo. Mentre invece Lovecraft, i suoi orrori vengono dall'esterno, non sono gli orrori tradizionali come abbiamo descritto prima, quelli che sono stati la base del racconto classico, appunto il vampiro, il fantasma, il lupo mannaro, lo spettro, il revenant, il resurgente e cose di questo genere, ma qualcosa di superbo che viene, filtra dalle stelle, come lui dice, e sono delle divinità che sanno, tra virgolette, colonizzato la terra, come descrive in Montagne della Follia, milioni di anni fa. Dopodiché hanno lasciato i loro adepti, la loro progenie, che infesta ancora la terra ed è sepolta in fondo al mare, come Cthulhu che un giorno uscirà fuori, oppure no, non si sa. Questa è la grande differenza. L'unica forse cosa in comune è che i protagonisti di Lovecraft tentano di entrare in questa realtà attraverso i grimori, noto dei quali è il Necronomico. Allora uno potrebbe fare un riferimento agli antichi libri di magia in cui si fanno le evocazioni, con la differenza che il Necronomico apre delle porte su un al di là che non è l'al di là nostro, ma un altro al di là, l'al di là da cui penetrano queste entità esterne. E descrizioni come quelle straordinarie dell'orrore di Dunwich o il richiamo di Cthulhu sono così potenti che nessun altro scrittore in precedenza le aveva realizzate, le aveva descritte. Tant'è vero che ai suoi tempi non è che Lovecraft, come voi sapete, ha avuto tanta fortuna. È riuscito bene o male a pubblicare su Quertenze e su qualche altra rivista, ma i suoi racconti erano così nuovi per l'epoca, nonostante avesse poi dei seguaci come Derleth, Locke e altri, che lo hanno poi popolarizzato, tra virgolette, il suo modo di scrivere e di vedere queste cose. Però questa è la novità che lui ha presentato.
un'ultima domanda e poi passerei la parola a... Allora, per capire Lovecraft c'è necessario una serie di strumenti che all'epoca, intendo dire 40 anni fa, già ancora 30 anni fa, non si avevano. Cioè, Lovecraft non è semplicemente lo scrittore di questa cinquantina di racconti in questi due o tre romanzi, ma è anche un autore che ha uno spessore psicologico e culturale. Come si riesce a conoscere questo spessore? Semplicemente leggendo altro che non siano la sua narrativa o la sua poesia, che tra l'altro anche questa è poco nota. Giusto nel 2007, sempre in occasione di questi dei 70 anni della morte, l'editore Barbera, io e Fusco abbiamo pubblicato gli orrori di Yugot, cioè i sonetti di Fungi from Yugot, ma soprattutto leggere i suoi saggi, cosa che io ho fatto pubblicando Teoria dell'orrore per l'ambiente, cioè tutti i suoi saggi sul fantastico, e soprattutto le sue lettere, sempre pubblicate nelle Mediterranee, con il titolo L'orrore della realtà. Ma per conoscere l'uomo di cultura, cioè quali erano le sue idee sulla letteratura, la poesia, la scienza, la religione, la politica, l'arte. Però bisogna anche conoscere l'uomo. Per conoscere l'uomo abbiamo pubblicato l'edizione La Torre, che non ha nulla a che vedere con il sottoscritto, questo libretto in cui uno specialista americano, Yoshi, ha riunito tutti gli scritti autobiografici, cioè quello che Lovecraft pensava di se stesso, sia in maniera oggettiva ma anche in maniera soggettiva, perché ci sono brani di lettere. Noi, io e Pietro Quarriello soprattutto, ne ha fatto un contorno critico con un apparato di note esplicative e delle immagini, ma di questo parlo di frase. Grazie. Sì, noi abbiamo imparato a conoscere Lovecraft attraverso i suoi racconti, i suoi romanzi, le sue poesie e i testi critici di molti studiosi di letteratura e di fantastico nello specifico, che hanno focalizzato la loro attenzione su Lovecraft. Ma forse non c'è niente di meglio per conoscere veramente un autore che leggere cosa lui stesso ha scritto di sé. E questo libro, che raccoglie tutti gli scritti autobiografici di Lovecraft, ci offre uno spaccato abbastanza sensibile e chiaro di cosa Lovecraft pensasse di se stesso. E ne viene fuori un identikit sensazionale. Siamo lontani da immaginare un Lovecraft chiuso in se stesso, magari restio a rapporto sociale, fortemente pessimista, a elementi che comunque traspaiono da quello che è contenuto in questo libro. Ma stupisce ancora di più scoprire che esiste un Lovecraft ironico, un Lovecraft sarcastico, un Lovecraft che sapeva ridere di se stesso e ridere anche degli altri in maniera molto molto pungolosa. E ci sono due cose che io sottolineo in questo libro che vale la pena leggere. Il primo intervento si intitola Oltre i cancelli, di colui che è mandato da Providence, che è un discorso satirico che Lovecraft scrisse per la NAPA, la National Amateur Press Association, e letto dallo stesso Lovecraft a Boston nel 1921. In questo intervento lui fa piazza pulita dei suoi oppositori in maniera così sottile e così divertente da indurre appunto le persone che pur sono abituate a leggere Lovecraft e a interpretarlo in un certo modo, che sia effettivamente lui l'autore dello scritto. E il secondo, che invece appunto lo vede alle prese con un'attività a lui poco consona, è testi di pubblicità commerciale. Sì, per campare Lovecraft fece anche questo, scrisse dei testi di pubblicità commerciale che sarebbero stati pubblicati su un bollettino commerciale, cosa che poi non è più avvenuta, per sbarcare il denaro. E nonostante si tratti appunto di vendere dei prodotti, si passa dalla falegnameria al cristallo agli orologi, riesce con quel suo stile ricco di aggettivi accattivanti, fascinosi, a rendere tutto, non ho un aggettivo, Lovecraftiano. Sarebbe l'unico modo per anche lui. Perché lui pubblicizzava cose dell'America coloniale, cioè cose che sentiva profondamente. Lui era
diciamo, viveva mentalmente nell'America coloniale, non ancora diventata indipendente, quindi la pubblicità è tra di queste cose qui, dei mobili in stile coloniale. E a completare questo libro è poi una selezione di immagini inedite in Italia, pubblicate solo in America, alcune dei quali fanno luce anche sulla sua vita privata, come il biglietto nuziale che appunto come dire, avrebbe dato agli amici. Sì, dato agli amici e che come dire, annunciava il suo matrimonio con Sonia Green. Oppure alcune fotografie inedite di quest'ultima ed anche una scattata, se non sbaglio, 5 giorni prima della sua morte sull'uscio della casa a Providence. Una nota che appunto io tengo ad aggiungere, perché di bibliografia in Italia sull'argomento ne è stata pubblicata tanta. Ma quella aggiunta da Pietro Guerriello all'edizione italiana di Parola di Lovecraft è una bibliografia ragionata in cronologia e con commento, anche se in maniera specifica per quel che riguarda il Lovecraft biografico, che definirei assolutamente completa. Ci permette di avere una panoramica totale su quello che è stato scritto su Lovecraft, circa la sua vita, circa alcuni momenti salienti anche della sua vita, come la morte, i genitori e tanti altri aspetti che riguardano appunto la sua psicologia, che recuperare secondo me sarebbe un dovere per tutti gli appassionati di Lovecraft. E con questo chiudo, lascio lo spazio alle domande, che penso siano tante. Io aggiungo solo una cosa: naturalmente non dobbiamo dimenticare il curatore originario, Yoshi, di cui sì, certo, è stata pubblicata in appendice un suo saggio molto interessante, anche se per me discutibile, su quanto di autobiografico c'è nei racconti che Lovecraft ha scritto, cioè qua se si possono individuare aspetti della sua personalità sia fisici, sia psicologici, sia comportamentali, dei personaggi, dei racconti che lui ha scritto. In genere Yoshi tende a negarlo. Io non sono d'accordo, perché Yoshi addirittura dice che secondo lui il protagonista dell'estraneo, sapete il racconto che poi alla fine, in prima persona, in cui il personaggio alla fine si vede nello specchio e si accorge di essere un mostro, un freak, non è lui. Ma questo invece, con varie considerazioni, per me lo è sicuramente, che da un punto di vista simbolico, lui descriveva in realtà, se simbolico devo dire anche inconscio, descriveva in sesto. Comunque è interessante, perché Yoshi, essendo colui il quale sa tutto di Lovecraft, ha scritto una biografia di oltre 1000 pagine su di lui, porta molti dati che forse qualcuno non poteva aver tenuto conto. Bene, se vogliamo lasciare spazio a qualche domanda, c'è qualcuno interessato a fare qualche domanda? Coraggio, su! L'attualità del pensiero di Lovecraft di oggi. Perché bisogna leggere Lovecraft? Perché si dà ragione? Perché Lovecraft, bene o male, non solo da un punto di vista della narrativa dell'orrore dice qualcosa di diverso, ma certo, ormai se ne sono accorti tutti, ma perché sostanzialmente dà un'interpretazione del mondo di oggi. Forse sembrerà strano, ma tenete conto come Lovecraft sia sempre stato contro un certo tipo di cultura massificata, contro un certo tipo di atteggiamento generale anticulturale, sia stato contro il brutto, per esempio dal punto di vista estetico e architettonico. Cioè lui ci dimostra come in realtà le radici del nostro malessere attuale sono radicate nel mondo occidentale sin dagli anni 20 e 30. Cioè, leggendo lui si capiscono tante cose. Horror reductio, per dire, i racconti scritti durante quello che lui chiamava l'esilio newyorkese, cioè quando 2 anni in cui si è sposato, 24-26, ed è stato a New York. Poi appena tornato ha scritto i suoi grandi racconti, Cthulhu, Dawich, eccetera, eccetera, dal mio punto di vista come reazione al tipo di vita che ha avuto a New York, non tanto la vita dello squattrinato perché la moglie aveva chiuso il negozio o ostile al matrimonio che aveva
che aveva anche voluto lui stesso, ma contro il tipo di ambiente, la città, la metropoli, l'orrore della metropoli, cosa che si vede anche in Nyarlathotep, anche se è stato scritto negli anni 20 prima di questa esperienza, cioè tutta una serie di indicazioni che può farci capire intimamente il motivo perché noi oggi nel 2012 siamo in disagio, abbiamo un atteggiamento di disagio nel mondo qui che ci circonda. Se non ci sono altre domande, ecco l'ultima domanda e poi chiudiamo. Salve, due domande al posto. Una, visto che si sente? Ok, due domande. Una, se ha letto l'adattamento a fumetti della vita di Lovecraft, scritta da Rodionov e disegnata da Breccia. Se l'ha letto e cosa ne pensa. E un altro, delle eventuali influenze che ha avuto su Lovecraft, che hanno avuto su Lovecraft, Machen con il grande dio Pan, ma anche Hodgson ad esempio con la casa sull'abisso, se sono state davvero delle influenze o semplicemente era il periodo, era quello e quindi era maturo per fare uscire queste idee, diciamo, se si sono influenzate o meno. Grazie, spero di essere stato chiaro. Grazie a te. Guarda, io ritengo la vita di Breccia un capolavoro, cioè un capolavoro simbolico, perché in realtà io leggendolo e vedendolo mi sembrava effettivamente di rivedere simbolicamente la vita di Lovecraft, quello che c'era dietro le quinte, naturalmente, perché un autore come Breccia non può certo descrivere la realtà, ma quello che c'è dietro la realtà. Quindi una cosa per me straordinaria. Per quanto riguarda le altre due domande, ti ricordo che nella sua L'orrore sovrannaturale nella letteratura, il saggio, Lovecraft ha indicato Machen, Hodgson, insieme a Blackwood, forse anche lui, come uno dei maestri della letteratura gotica, della letteratura horror, e sicuramente è stato influenzato, lo è stato sicuramente sotto certi aspetti, soprattutto nel descrivere l'esistenza di altre realtà accanto alla nostra. Blackwood con i salici, per esempio, oppure Machen con il suo piccolo popolo, anche se Lovecraft non ha usato queste immagini, i suoi erano i grandi antichi, non era il piccolo popolo, però erano sempre delle entità in un universo accanto al nostro, malefiche naturalmente. E lo stesso Oxo, la casa sull'abisso, sotto questo aspetto è un capolavoro, peccato che ormai l'unica edizione buona che ho fatto io, scusate, sì, sia di 20 anni fa, e dirò, sarebbe il caso anche di ripubblicarla, perché letto nella sua integrità dà una immagine visionaria del cosmo che è sicuramente stata poi acquisita da Lovecraft, naturalmente acquisita come può essere un grande autore, cioè ha rielaborato questi impulsi mescolandoli con la sua sensibilità e ha prodotto quello che ha prodotto, che non è assolutamente, diciamo, non si può in nessun modo considerare una copia degli autori che abbiamo detto, sono totalmente autonomi, certo però che un'influenza c'è, lui stesso l'ammetteva, come quella di Pope. Bene, possiamo ringraziare i nostri ospiti per l'illuminazione che ci hanno dato quest'oggi.